Parleremo di Theta Healing, lo facciamo attraverso Benessere Libero di Volare, che è diciamo, l'attività di Marco Fincado. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, partiamo da Libero di Volare. Sì. Perché? Perché fondamentalmente siamo liberi, ma alle volte ce ne dimentichiamo e dobbiamo un po' lavorare su di noi per tornare a essere liberi veramente di volare. Per volare non servono le ali, serve pace, serenità, pienezza. Questa per me è libertà. Oh, il Theta Healing. Sì. Che cos'è? Quando nasce anche? Beh, il Theta Healing nasce una ventina, ormai anche 25 anni fa in America, grazie alla Vianna Stibal, Vianna Stibal in inglese, naturopata statunitense che in seguito a un cancro riuscì a guarire proprio grazie a questa tecnica e solo successivamente la codificò e la rese, la iniziò a diffondere poi in tutto il mondo vista la sua grande potenzialità ed efficacia. Il Theta Healing può essere utile a chiunque in realtà, i benefici sono a 360 gradi per la nostra vita, per la nostra salute intesa in senso generale. Il benessere non è solo fisico, ma è emotivo, spirituale, come dicevi tu poco anzi. È rivolta a tutti coloro, a tutti quelli che credono che la realtà non sia del tutto oggettiva. Ognuno di noi vive, percepisce la realtà a suo modo di vedere, basandosi su quello che sulle proprie verità, sulle proprie credenze, su ciò, certo, che per noi è possibile, su ciò che per noi è impossibile. Ma a ben vedere ognuno poi interpreta a modo suo, quindi cosa poi è possibile, cosa è impossibile, cosa è giusto, cosa è sbagliato, lo decidiamo noi, ma ahimè non sempre lo facciamo in maniera razionale e consapevole. Una buona parte delle nostre scelte viene inconscio, vengono effettuate proprio a livello inconscio, basandoci su quelli che per noi sono dei paletti che abbiamo in qualche modo fatto nostri quando eravamo bambini, i nostri genitori, i nostri insegnanti, la società, la cultura, la nostra storia, come Italia per esempio è diversa da quella magari di un bambino di un altro paese, e ognuno di noi fa proprio delle credenze che non mette mai in discussione, delle certezze. Allora se abbiamo delle certezze che ci hanno potenziato, che ci hanno insegnato ad avere autostima, ad avere fiducia, a credere che la vita sia un dono meraviglioso, eccetera, potremmo avere una vita che riflette poi questo, interpretare il mondo in quest'ottica. Ma se abbiamo delle credenze invece magari meno potenzianti, potremmo sperimentare in questa vita situazioni difficili. Abbiamo delle certezze, abbiamo questi paletti che guidano ogni nostra scelta. Quando iniziamo ad avere consapevolezza possiamo anche decidere a un certo punto di modificarli proprio grazie a questa tecnica, andare quindi a lavorare, diciamo questa parola, a livello inconscio su quelle che sono le nostre linee guida che guidano, ecco, in questo senso ogni nostra decisione, anche e soprattutto inconsapevolmente. A questo punto, diventando consapevole questi tipi di scelta, noi possiamo mettere mano e quindi modificare. Quindi Marco, tu fai prima di tutto un lavoro di decostruzione. Esattamente, riconoscimento, decostruzione, ricostruzione, ma appunto a un livello subconscio. Naturalmente se hai guerre in atto al tuo interno è difficile che troverai la pace intorno a te, e quindi è su quelle che devi iniziare a lavorare. Fantastico, allora Marco, come ti si può contattare? Ah, naturalmente attraverso il nostro sito internet, sì, librodivolare.com, oppure attraverso l'email infoliberodivolare.com, oppure telefonicamente. Perfetto, dove ci troviamo? Ci troviamo in zona Montesacro Talenti a Roma, sulla Nomentana, ma come ho detto ormai viaggio fra Torino, Milano, Roma, Napoli, faccio corsi ovunque, quindi attraverso il nostro sito si può sempre trovare il nostro calendario aggiornato. Perfetto, i canali giusti attraverso il sito Facebook. Esatto, Libero di Volare. Marco Fincado, grazie. Grazie a voi, grazie a te.